Eccoci qua, video test all'aperto. Vi starete domandando perché sto facendo questa cazzata, ci avete ragione. La prima risposta è che sono un cretino, sicuramente. La seconda risposta è che sono senza basso, vedete? Ma cioè non senza basso, senza filo, ma con il wireless. E nel frattempo sto riprendendo in casa per vedere quanto va questa geccia. Beh, siamo decisamente lontani da casa e sento ancora il rumore. Arriviamo in cima alla via. Beh, direi che ci siamo. Proviamo a tornare verso casa. Tempo di tempo, no? Video recensione fatta al volo dal divano. Per dimostrare l'efficacia di questo aggeggino, ovvero il Line 6 Wireless. Questo dovrebbe essere il modello, se non sbaglio, G50. Io ce l'ho con me da un po' di annetti a questa parte. Mi ha accompagnato in numerosissimi live, infatti, cioè, come vedete, è un po' martorizzato e lo tengo insieme grazie all'elastico, perché lo sportellino, che è, ahimè, il componente più difettoso di questo aggeggio, si è scassato, ma non subito, dopo due o tre anni di intenso utilizzo. Quindi adesso lo sportellino non si chiude più di tanto bene e mi va soltanto con le pile della Duracell, quindi devo per forza di cose usare le pile della Duracell, e perché sennò le altre non ci stanno, a quanto pare sono più corte, più piccole del normale, e lo sportellino non fa abbastanza contatto. E per assicurarmi che non partano le pile, uso il gommino. Allora, perché il wireless al posto del cavo? Beh, indubbiamente sono un cretino perché non avevo acceso il... Ok, non avevo acceso il rack dal computer. Perché il wireless al posto del cavo? Beh, indubbiamente il wireless ha i suoi punti a favore, ovvero ci permette di andare a giro per il parco senza bisogno di saltare i cavi. Io ad esempio, che non ho moltissima coordinazione, soprattutto quando suono, se mi ritrovo i cavi tra i piedi mi dà noia, finiscono sempre per intrecciarmi, sì, e rischio sempre di cadere e mi trovo proprio avvoltolato. E allora molti anni fa ho deciso di passare a un sistema wireless senza cavi, e lo uso sempre, anche quando vado nei piccoli pub, perché mi rompe proprio le scatole. Cioè, una volta che siete passati al wireless, avere il cavo in mezzo alle balle vi rompe proprio le balle. E in più non si sporcano cavi e niente di che. E, sì, è vero, è uno schifo per l'ambiente perché consumate un sacco di batterie. Nella specie questo aggeggino qui consuma due pile, praticamente due stilo della Duracell, a live. Quindi considerate 4 ore di utilizzo fisso più entrambi i check. Quindi un totale all'incirca di 2, 4, quasi 6 ore, 6, 7, 7 ore e mezzo all'incirca. Naturalmente io li cambio sempre prima che si scarichi la pila del tutto, quindi ad esempio ora ci ho fatto 2 live, 2 check e mi manca ancora 40 minuti, mi segna quanto tempo manca. Questo aggeggio qua della Line 6 è ottimo, è ben costruito, è solido, al contrario del modello quello sotto, che credo che sia il G30, e ora so che ce n'è anche un altro ancora più sotto, però il G30 è proprio... è un po' plasticoso, un po' bruttino, mentre questo G50 ha il ricevitore che è in metallo e mi dà un po' più di sicurezza, perché tipo io ci sono montato sopra 2 o 3 volte, si è un po' piegato però continua a andare. Ho cambiato subito il cavo
con uno aftermarket comprato da Thomann, perché il suo originale è a pipetta dritta e dà fastidio quando ve lo ritrovate sotto al basso, perché lo picchiate a destra e a sinistra, mentre questo qui con la pipetta L è molto più comodo perché non crea intralci. Quindi niente cavi, potete andare a giro tranquillamente per il palco e fare le cazzate con il chitarrista e senza essere legati per forza di cose che sembrano essere quei chihuahua al guinzaglio. Niente, come avete visto la portata è molto buona, questo aggeggio viene dato fino a 50 metri, credo una roba del genere, io ci sono arrivato in cima alla via e ancora il segnale arrivava con un pochino di latenza, quindi più vi allontanate più c'è latenza, però la qualità del suono è veramente veramente ottima e addirittura secondo me migliore rispetto al cavo, al vero cavo, anche ai cavi quelli che costano l'ira di Dio. E poi se mettete che un cavo buono vi può arrivare a costare anche 60 euro. Questo aggeggio ora non lo so quanto lo potete riuscire a trovare, ma tipo sull'usato si trova anche a cifre abbastanza abbordabili e vi dura veramente una vita. Quindi c'è soltanto la menata del cambiare le pile, ma le pile potete fare tranquillamente con le pile ricaricabili finché vi regge lo sportellino, perché al momento in cui lo sportellino non vi regge più, come è successo a me, e siete costretti a usare le Duracell o a fare cambiare lo sportellino alla modica cifra di 80 euro. A me me ne hanno chieste 80 euro. No, grazie, me lo tengo così e ci metto l'elastico che mi è costato tipo 10 centesimi dal cinese. Quindi viva l'elastico del cinese e viva le pile Duracell, che comunque durano di più, quindi dice anche la pubblicità. E la qualità è paragonabile, se non migliore addirittura, al filo. Spesso e volentieri io lo uso anche in casa per studiare, quando non ho i cavi a portata di mano. E in più siete liberi di andare a giro per il palco. Consigliatissimo, consigli per l'acquisti, consigliatissimo, Line 6, non mi ricordo come si chiama. Beh, magari ve lo scrivo in descrizione. Ah, a proposito, non è più come i wireless, quelli di prima che andavano sulle frequenze radio, che facevano schifo e prendevano anche Radio Maria. Questi vanno sulle frequenze del cellulare. Attenzione però, lo dovete comprare modello italiano, perché esistono vari modelli, tipo americano, europeo, eccetera, eccetera. Io non mi sono mai addentrato nella discussione, però so che alcune frequenze dei cellulari sono praticamente proibite in Italia perché sono a solo utilizzo delle forze dell'ordine. Quindi se comprate tipo un Line 6 preso da, boh, che ne so, gli States, e vi arriva che è centrato sulle frequenze che da noi sono adibite alle forze dell'ordine o comunque all'ambulanza, eccetera, eccetera, e vi sgamano, vi fanno anche. Quindi evitate di finire nei casini e comprate soltanto roba italiana, che non è italiana, vabbè, soltanto roba legale in Italia. Ragazzi, comprate la roba legale italiana, via. E detto questo, basta, 5 minuti di video, mi sembra di aver detto già troppo. Alla prossima per i prossimi consigli per gli acquisti. Ciao ciao!